Partiamo dalla fine, tanta sofferenza, ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Sì, tanta sofferenza, è normale, insomma, se pensassimo di vincere contro una squadra come la Lazio e non soffrire, non guarderemmo bene la realtà. Noi abbiamo fatto, secondo me, una partita oggi di carattere, di cuore, che sopra le righe, quindi noi ci prendiamo questa prestazione e ci prendiamo questi tre punti importanti. Tre punti importanti, adesso arriva un mese di dicembre, Verona, Carpi, Bologna, cosa ti aspetti? Ma io mi aspetto che la squadra mantenga il livello di prestazioni che ha mantenuto fino adesso. Noi è ovvio che abbiamo fatto punti contro squadre importanti, però il vero nostro campionato probabilmente inizia in queste partite, perché insomma è un attimo rovinare quello di buono che abbiamo fatto, ma io credo che la squadra, il gruppo abbia l'intelligenza per capire che adesso abbiamo partite molto importanti. E arrivarci dopo 4 punti da Fiorentina e Lazio, sicuramente c'è ancora più convinzione nei propri mezzi. Sì, siamo stati bravi, perché ovviamente arrivarci con 4 punti in più ti permette di esprimere quello che magari hai potuto esprimere fino adesso, però ripeto, dobbiamo tenere l'allerta alta perché siamo una squadra che non si può permettere di abbassare la guardia. Tre punti fondamentali che ci tira fuori un po' dalla lotta a salvezza, diciamo, perché comunque abbiamo messo la terz'ultima a 5 punti e ci permetterà di affrontare le prossime partite con serenità e con tanto entusiasmo, perché comunque una vittoria contro la Lazio è sempre tanta roba. Un gol subito, poi la partita si è messa bene nel finale, anche tanta sofferenza, ma insomma i rischi al di là dei gol annullati non sono stati molti. Sì, comunque come hai detto te c'è stata tanta sofferenza, perché tutto il secondo tempo siamo rimasti lì schiacciati comunque nella nostra, non l'area di rigore, però nella nostra metà campo, quindi è stata una vittoria sofertissima, però comunque voluta e conquistata da tutta la squadra che ha saputo soffrire e rimanere unita fino alla fine. Tre gare prima della sosta natalizia contro tre dirette concorrenti adesso. Sì, saranno tre gare fondamentali, cioè per la nostra salvezza, per il nostro cammino futuro, per sapere se noi rimarremo sempre lì giù a lottarcela oppure guardare più su magari per altri obiettivi.